relative alle scuole e alle assegnazioni. Innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione, siete tantissimi e vi chiedo di utilizzare la chat solo per fare domande quando ci sarà l'opportunità di farlo, perché appunto vedremo le vostre domande dalla chat. Credo sia giusto ringraziare i nostri referenti regionali, che sono coloro che hanno fatto la selezione delle scuole per questo anno e che tutti gli anni ci supportano nel lavoro di gestione del programma. Ringrazio le scuole che quest'anno hanno l'assistente e che stanno partecipando a questo programma. Gli assistenti di lingua in servizio in questo anno scolastico sono 150. Ieri abbiamo concluso le prese di servizio e vi ringraziamo tantissimo per la vostra collaborazione perché dopo tanti anni siamo riusciti a bruciare la data e anzi arrivare molto prima rispetto alla scadenza che ci eravamo dati. Stiamo adesso verificando i dati che ci avete mandato e nei prossimi giorni, se c'è qualche, diciamo, problema, vi ricontatteremo. Ma in generale, il programma, inizierà ed è già iniziato. Molti di voi, anzi tutti voi, hanno già un assistente di lingua straniera in classe e hanno già conosciuto l'assistente a loro assegnato. Noi li abbiamo conosciuti in un seminario in presenza, alcuni di loro, il 26 e 27 di settembre. In occasione del seminario abbiamo celebrato anche la Giornata Europea delle Lingue. Gli assistenti sono i nostri ambasciatori di lingua straniera nelle scuole italiane. Sono una risorsa che il Ministero dà a disposizione delle scuole. Non sono tanti gli assistenti in tutte le scuole italiane, cerchiamo ogni anno di migliorare questo programma, ma sappiate che siete molto fortunati ad avere un assistente di lingua in classe. Chiedo al mio collega Davide Santoricola di condividere lo schermo, così da iniziare la presentazione. Come vi ho detto, appunto, è possibile fare domande. Dalle 15:20 alle 15:50 attraverso la chat. Quindi vi chiedo di utilizzare la chat comune per le domande, guardare anche se non sono già state fatte. Noi cercheremo di rispondere a tutte le domande se riusciamo, altrimenti siamo a disposizione agli indirizzi che poi vi forniremo, che già conoscete. Quindi inizio subito con la parte relativa agli impegni della scuola e delle scuole che ospitano un assistente. Una di queste l'avete già fatta, è la presa di servizio e il modello di contratto che avete già fatto firmare all'assistente e la presa di servizio sulla piattaforma Siri che, come dicevo prima, avete già inserito e avete già messo i dati corretti. Se ci saranno dei problemi che riscontra il nostro UPB, vi contatteremo. E questo, diciamo, noi abbiamo cercato di fare questa operazione velocemente perché volevamo anche farvi arrivare la prima parte del finanziamento entro la metà di novembre. L'erogazione della borsa per l'assistente in realtà dovrà essere entro il 5 di ogni mese. Il finanziamento arriverà in due tranche. La prima tranche sarà al massimo a metà novembre e la seconda a febbraio. Nel mese di dicembre vi manderemo le richieste, i moduli di richiesta di fabbisogno a saldo che dovrete inviare compilate entro il 10 di gennaio. Comunque poi vi daremo tutte le scadenze con un calendario delle attività. Il compenso è un compenso esentasse, il compenso dell'assistente deve essere semplicemente un trasferimento di denaro, non dovete fare nessuna certificazione, nessun CUD, quindi quello che vi arriva dal Ministero lo dovete semplicemente versare sul codice IBAN dell'assistente. Vi consigliamo per la mensilità di dicembre di pagare l'assistente entro il 31-12 in modo da non incorrere
diciamo, nella chiusura e apertura dell'anno. Un'altra cosa importante è che noi cerchiamo di fare arrivare attraverso, chiaramente non dipende strettamente da noi, ma dall'ufficio finanziario del Ministero, il primo finanziamento entro la metà di novembre. Se chiaramente, quindi per la prima mensilità di ottobre, vi chiediamo se vi è possibile di anticipare il compenso per l'assistente per il primo mese. Se non lo potete fare, vi chiediamo di avvisare l'assistente e anche il nostro ufficio in modo da tenere sotto controllo la situazione. E consigliamo agli assistenti, abbiamo consigliato nel corso del seminario, l'apertura di un conto bancario in Italia o una prepagata con codice IBAN. A volte lo fanno, a volte no. Quindi se non lo fanno e continuano ad avere il conto estero, ricordatevi il codice BIC. Che serve per l'invio di denaro su conti esteri. Chiedo a Davide di, quindi, come dicevo prima, la richiesta di fabbisogno a saldo deve arrivare, noi ve la manderemo a metà dicembre e dovrà arrivare compilata e corretta con firma elettronica del dirigente scolastico, con firma digitale chiaramente del dirigente scolastico entro il 10 di gennaio, in modo da potervi inviare poi la seconda tranche, che sono le ultime mensilità, a seconda dell'assistente che vi è stato assegnato. Quindi se è un assistente, ad esempio, della Francia, il compenso, dovete richiedere il compenso fino ad aprile, se invece proveniente dalla Germania dovrete richiedere il compenso fino a marzo, e per tutti gli altri invece la chiusura è prevista per il 31 di maggio. All'interno di questo modulo che poi vi manderemo, ci deve essere scritto l'acconto ricevuto, la somma mensile e il totale. Comunque cercheremo di mandarvi tutte le spiegazioni via mail e vi ricorderemo tutti gli impegni via via che andiamo avanti. E la scuola, come avete letto nella comunicazione ai presidi, è tenuta a stipulare un'assicurazione sanitaria integrativa per l'assistente di lingua che lo copra da visite specialistiche e ricoveri ospedalieri per un minimo di 400 al massimo di 1.000 euro. Chiaramente potete estendere l'assicurazione, quella di 7 euro per gli insegnanti, ma dovete integrare con un'assicurazione privata in modo che possa essere coperto, perché pur essendo cittadino europeo, l'assistente dopo 3 mesi non è più coperto dal Servizio Sanitario Nazionale. Se invece l'assistente, ad esempio, proveniente dal Regno Unito o da qualsiasi altro paese, ha già stipulato una polizza che ha quelle caratteristiche di cui sopra, come vedete nella presentazione, potete rimborsare la polizza, chiaramente previa visione, la rimborsate fino a un massimo di 500 euro. Avete tempo per stipulare l'assicurazione entro il 31 dicembre 2024. Mi raccomando, non vi riducete all'ultimo momento. Noi faremo nel mese di novembre un survey per misurare un po' la febbre, per vedere un po' se avete ottemperato a questo obbligo dell'assicurazione, perché chiaramente è obbligatoria, come recitava la circolare e come c'è scritto anche sulla comunicazione. In questo caso, quindi, è necessario sentire e coinvolgere la polizza, cioè, diciamo, l'assicurazione a cui si rivolge la scuola. Non mandate a noi le polizze da controllare perché non siamo esperti in assicurazione, vi possiamo dire quello che ci deve essere, ma non possiamo, non siamo assicuratori, non è il nostro mestiere, e per quanto noi siamo a vostro supporto su questa parte dovete chiedere a un'assicurazione privata. Quindi lascio la parola adesso al mio collega Davide Santonicola per il trattamento delle assenze. Grazie, grazie Olivia. Entro un po' un attimo. Allora, salve a tutti, io mi chiamo Davide Santonicola e gestisco il programma insieme ad Olivia. Vi ringrazio di nuovo, rinnovo i ringraziamenti di Olivia sia ai partecipanti che agli USR, che sono una risorsa preziosa per il nostro programma.
Vi condivido di nuovo lo schermo e vi parlo del trattamento delle assenze degli assistenti di lingua. Le assenze possono essere fatte per vari motivi. Ci sono diversi tipi di assenze ed è un discorso anche un po' complesso, quindi vi prego di seguirmi. Prima di tutto rispondo ad alcune domande che ho visto scritte sulla chat, ci saranno le slide, saranno pubblicate, certo, le riceverete alla fine di questo seminario, quindi non vi preoccupate, seguite diciamo in questo momento e poi vi invieremo ovviamente le slide di tutta la nostra presentazione. Allora, le assenze che vengono giustificate, che quindi possono essere giustificate e non richiedono un recupero delle ore, sono le assenze per motivi di salute, di famiglia e di studio. Queste assenze però devono essere comunicate ovviamente al dirigente scolastico, quindi l'assistente deve comunicare normalmente entro le 10 del giorno in cui si assenta. O comunque può comunicare al dirigente scolastico in un altro modo, accordandosi con il dirigente scolastico per le assenze giustificate, cioè quelle per motivi di salute, di famiglia e di studio. Ovviamente devono essere giustificate, quindi ci deve essere un documento giustificativo, un certificato medico o comunque un certificato di esami sostenuti. E c'è un massimo di assenze giustificabili in questo modo, sono 30 giorni per tutto l'anno scolastico. Le assenze invece che sono per motivi di famiglia, per motivi ulteriori a quelli che sono di salute o di studio, sono da recuperare. Queste assenze quindi devono essere recuperate dall'assistente inserendole all'interno del monte orario delle settimane successive o comunque organizzandosi per la distribuzione di queste, di queste ore mancate. Sappiamo che alcune scuole hanno ricevuto l'assistente, ma l'assistente non è ancora in servizio. Alcune scuole potrebbero aspettare un assistente che sta ancora avendo dei problemi per il visto, come per gli assistenti provenienti dal Regno Unito. In quel caso cosa succede? Le ore che non hanno ancora, che non sono state ancora prestate dall'assistente, quindi le ore di servizio non prestate, devono essere recuperate. Quindi potete inserirle all'interno del numero delle ore, da far fare all'assistente, distribuendole come volete all'interno del monte orario delle settimane successive. Quali sono le assenze invece da non recuperare? Sono quelle dovute a scioperi, assemblee sindacali, gite scolastiche e chiusure non previste. Per quanto riguarda gli scioperi e l'assemblea sindacale, è importante comunicare comunque all'assistente che ci sarà uno sciopero e un'assemblea sindacale, comunicare il giorno così che l'assistente sappia in anticipo qual è il giorno in cui non deve essere presente. È importante precisare che l'assistente non deve recuperare e non, diciamo, non sono conteggiate come assenze quelle ore nelle feste, diciamo, comandate, no? Quindi se la scuola è chiusa, magari per le vacanze di Natale, ovviamente l'assistente non dovrà recuperare le ore di servizio quando la scuola è chiusa. Ci teniamo a precisare, questo punto. È scritto anche all'interno della comunicazione dei presidi. Le assenze non recuperate, quindi le assenze che la scuola chiede di recuperare all'assistente, oppure l'assistente non è d'accordo nel recuperare delle ore di quelle che non ha prestato, cosa può fare la scuola in quel momento? Se l'assistente decide di non recuperare delle ore o non è possibile per l'assistente recuperare alcune ore, la scuola prevede una riduzione proporzionale del compenso. Cioè suddivide il compenso mensile per il numero di ore che l'assistente dovrebbe prestare e poi riduce quella parte di ore che l'assistente non ha effettivamente prestato, in cui non ha prestato servizio. L'ultimo punto è molto importante sulle assenze prolungate, cioè se un assistente si assenta per molto molto tempo, anche se dovesse essere un'assenza giustificata, quindi un'assenza per motivi di salute. Vi raccomandiamo, vi chiediamo di comunicarlo al nostro ufficio. È capitato in anni scorsi di assistenti che si siano assentati a cavallo delle vacanze natalizie e poi al ritorno
in servizio nel mese di gennaio ci siano state delle lunghe, lunghe assenze. In questi casi è fondamentale comunicare con il nostro ufficio perché possiamo metterci in contatto con i referenti di paesi esteri. Vi parlo un attimo adesso del ruolo dell'assistente. Che cosa fa l'assistente in classe? È un ruolo abbastanza ambiguo, molte volte le scuole non sanno di che cosa si tratta. Ci sono ovviamente quest'anno, come negli anni scorsi, scuole che sono veterane di questo programma e che sicuramente sapranno benissimo come funziona l'assistente, ma ci teniamo a ripetere quali sono le cose che l'assistente può fare e non può fare in classe. L'assistente ovviamente non è un docente, quindi non è mai in classe da solo. Deve lavorare in compresenza con il docente di lingua o il docente CLIL, quindi può lavorare anche con un docente di un'altra materia veicolata nella lingua che parla l'assistente. Il lavoro in compresenza prevede sia il lavoro in classe in compresenza, sia il lavoro di preparazione della lezione in compresenza. Quindi non chiedete all'assistente di lavorare da solo sulla preparazione del curriculum perché non è quello che deve fare e non è quello che, diciamo, non è neanche a vantaggio della vostra classe far fare questa preparazione soltanto all'assistente. I materiali didattici che dovrà utilizzare l'assistente ovviamente saranno concordati con i docenti. E sarà il docente tutor insieme ai docenti con cui collabora l'assistente a chiarire, a definire all'assistente quali sono i materiali didattici da utilizzare. Non è prevista per le regole del programma la compresenza dell'assistente con il lettore di lingua straniera, sarebbe un eccesso e sarebbe comunque molto molto svantaggio della scuola. Quindi l'assistente di lingua non deve mai essere nello stesso orario del lettore di lingua straniera, nella stessa classe, nella stessa sezione, perché sono ruoli molto molto simili e potrebbe esserci diciamo, l'assistente non sarebbe utilizzato al massimo della sua potenzialità. L'assistente non si occupa della correzione dei compiti, non è un docente, quindi non deve correggere i compiti in classe degli assistenti e non si occupa della valutazione degli alunni. Questo lo rende una figura molto versatile perché ovviamente è molto più vicina agli alunni. Non può essere l'accompagnatore unico nelle gite scolastiche, può partecipare sì alle gite scolastiche, ma non deve figurare come accompagnatore. Quindi se volete che l'assistente partecipi alle gite scolastiche, potete farlo, però ci deve ovviamente essere il docente, deve essere il docente ad accompagnare, ad avere questa responsabilità. Non è richiesta la presenza dell'assistente nelle riunioni di classe, nel collegio docenti, non essendo un docente. E l'assistente di lingua, questo è un punto molto importante, il suo compito non è insegnare la grammatica, quindi non dovete chiedere all'assistente in classe di insegnare la grammatica inglese o spagnola o francese o tedesca. Ma il ruolo dell'assistente è soprattutto quello di conversare, quindi di migliorare la produzione orale e la comprensione orale degli alunni, ovviamente portando all'interno quella che è la sua cultura, no? Come diceva Olivia all'inizio della presentazione, è un ambasciatore di una cultura di un altro paese, quindi portando all'interno della lezione delle cose molto preziose e molto importanti come la cultura, punti di vista di una persona mediamente molto giovane, perché hanno tra i 20 e i 25 anni in media. Quindi il ruolo dell'assistente è ben definito da questa presentazione e se avete domande, certo, scrivetele nella chat. Noi, dopo la mia presentazione, dopo questa mia piccola parte, partiremo con la Q&A, quindi risponderemo. Quindi se avete domande più specifiche su quello che può fare o non può fare l'assistente, vi prego di scriverlo. Qual è il ruolo invece del docente tutor? Il docente tutor è una figura fondamentale all'interno della scuola, fondamentale sia per l'assistente sia per la scuola. Dà supporto alle pratiche burocratiche iniziali dell'assistente che abbiamo visto nel seminario scorso con gli assistenti, che sono molto diverse, variano da assistente a assistente, ma sono
tutte quelle pratiche che l'assistente deve mettere in atto per poter vivere e lavorare in Italia, come il codice fiscale, l'iscrizione anagrafica, la richiesta di un medico curante, e quindi il docente tutor è indispensabile in questo punto del percorso di un assistente. E speriamo che i docenti tutor siano già ben in contatto con l'assistente, abbiano già aiutato l'assistente in questo punto della loro attività. Deve programmare le attività con l'assistente, quindi è bene che il docente tutor collabori con l'assistente e faccia da ponte tra l'assistente e i docenti con cui collabora l'assistente normalmente. Fa anche da ponte, e questo è importantissimo, tra l'assistente e poi il dirigente scolastico, la scuola, la segreteria scolastica. Ricordiamoci che sono ragazzi molto giovani che potrebbero non sapere come funziona, anzi, la maggior parte dei casi non sanno come funziona una scuola italiana, e quindi avranno molte difficoltà, potrebbero essere molto impacciati nel relazionarsi con la segreteria scolastica, con il DSGA, con il DS. E quindi in questo caso il docente tutor fa da ponte ed è un'importantissima risorsa per l'assistente. L'ultimo punto che ho nominato scheda di valutazione assistente, è perché dovrete alla fine del servizio dell'assistente redigere questa scheda di valutazione dell'assistente. È una scheda su cui che si valuta l'assistente sulla base di molti punti, nel suo rapporto con gli alunni, il suo rapporto con il comparto docenti. E alla fine del servizio vi sarà chiesto di dare una valutazione dell'assistente, ma questa scheda di valutazione la vediamo nelle slide successive. La scuola all'inizio nella presentazione della domanda per quest'anno scolastico per ricevere un assistente ha inserito nella domanda la possibilità di offrire dei servizi aggiuntivi, cioè dei servizi ulteriori a quelli di ricerca dell'aiuto e del supporto della ricerca di un alloggio, che possono essere, nella maggior parte dei casi, servizi relativi alla mensa, all'alloggio e ai trasporti. Questi sono dati che la scuola ha già inserito, quindi in questo momento non possono essere cambiati, e la scuola nella domanda ha già inserito se la mensa. Se per esempio offre una mensa gratuita per l'assistente, se offre un alloggio a un prezzo ridotto per l'assistente, o se ha la possibilità di stipulare un abbonamento a favore dell'assistente ai mezzi pubblici in modo gratuito per l'assistente. Che cosa succede quando l'assistente inizia il servizio nella scuola? Molte volte, in molti casi, l'assistente non sa di questi servizi aggiuntivi, potrebbe non saperlo. Noi l'abbiamo già avvisati nello scorso seminario, però ci sono dei servizi di cui l'assistente non potrebbe non essere a conoscenza. Vi chiediamo di notificare agli assistenti quali sono i servizi aggiuntivi, di informarli quindi se c'è una mensa gratuita o una mensa con un pagamento ridotto. E ovviamente discuterne con l'assistente. Se l'assistente non accetta uno di questi servizi, oppure fa delle richieste particolari riguardo ad alcuni di questi servizi, vi faccio un esempio: se l'alloggio che la scuola ha previsto per l'assistente non piace all'assistente, oppure decide di non usufruirne per qualsiasi motivo, la scuola non è tenuta a trovare un alloggio alternativo, anche perché potrebbe essere l'unico di cui la scuola ha a disposizione. Ovviamente vi chiediamo sempre di avere un punto di vista di supporto verso l'assistente, quindi di provare ad aiutarli, soprattutto in questi servizi. Però se l'assistente, per motivi del tutto personali, decide di non accettare uno dei servizi aggiuntivi proposto dalla scuola, non siete in obbligo, il programma non vi obbliga a trovare un servizio aggiuntivo ulteriore o alternativo. Vi parlavo prima della scheda di valutazione dell'assistente. La scheda di valutazione dell'assistente è una scheda da compilare sulla piattaforma SIDI alla fine del servizio dell'assistente, e che dà una valutazione su metri, ovviamente, e parametri diversi di tutto quello che è l'operato dell'assistente, sia la sua collaborazione con i docenti, sia la sua partecipazione all'interno del sistema scolastico, sia il rapporto con gli alunni.
Vi chiediamo di compilare alla fine del servizio la valutazione degli assistenti perché è importantissima per il nostro ufficio per capire e monitorare che cosa sta andando bene con gli assistenti, quale può essere un modo di migliorare il programma da questo punto di vista. Allo stesso tempo vi chiediamo di ricordare agli assistenti che loro devono compilare una scheda di fine servizio che è speculare a quella del docente, in cui descrivono come è andato il loro anno, inseriscono dei commenti e danno una valutazione della scuola. Nel caso di dimissioni dell'assistente o di problemi durante il servizio, vi chiediamo di comunicarlo tempestivamente al nostro ufficio e di comunicarlo in alcuni casi anche ai referenti dell'ufficio scolastico regionale di appartenenza della vostra scuola. Che cosa intendiamo per problemi di servizio? Ovviamente i problemi tra un assistente e la scuola, quando possono essere risolti tra la scuola e l'assistente, è un bene, anzi ci auguriamo che siano risolti tra la scuola e l'assistente, perché è il modo più organico, più uniforme di risolvere appunto delle particolari situazioni. Qualora però ci fossero dei problemi di servizio su cui la scuola non, per cui la scuola non conosce bene la risoluzione, oppure che creano dei problemi più strutturali, più profondi per la scuola, vi chiediamo di comunicarlo al nostro ufficio. Invece, per quanto riguarda le dimissioni dell'assistente, se l'assistente sta per decidere che vuole dimettersi, oppure ha palesato dei problemi gravi e sta pensando di rinunciare all'incarico, vi chiediamo di comunicarcelo perché potremmo in questo caso intervenire e cercare di evitare una dimissione quando può essere evitabile. Non possiamo promettere ovviamente di fare miracoli. E poi vi parlavo del certificato di fine servizio. Il certificato di fine servizio è un certificato che deve essere corrisposto all'assistente alla fine del suo servizio in Italia, perché ovviamente può essere utilizzato poi dall'assistente per ottenere attestati nel paese di provenienza. Ci sono delle risorse didattiche che il nostro ufficio ha accumulato durante gli anni per aiutarvi comunque a gestire l'assistente, a far fuoriuscire tutte le sue capacità e le potenzialità, e le trovate all'interno del nostro sito, della pagina del nostro programma, ve la faccio vedere. Così magari avete un riferimento. Non so se riuscite a vederla, penso proprio di sì. Ad esempio, la pagina del nostro programma, vi faccio vedere come arrivarci, perché magari così, visto dalla pagina, dal sito di Indire, andate in attività in corso, cercate il logo degli assistenti di lingua. A quel punto siete nella nostra pagina e potete cliccare su materiali e risorse a supporto degli assistenti di lingua e dei docenti tutor, in cui trovate esperienze, materiali condivisi durante gli anni, contenuti didattici e quelli che sono dei passaggi, dei piccoli passi dei seminari che si sono svolti negli anni scorsi, sia i seminari per gli assistenti che i seminari per le scuole. Ci sono giochi linguistici, metodologie didattiche, quindi veramente è una quantità di risorse molto elevata sia per gli assistenti che per i docenti tutor. Qui vedete invece la guida per le scuole per il 2024, in cui sono ripetuti molti dei concetti che abbiamo detto oggi, sia io che Olivia. E invece il calendario delle attività, penso che sia qualcosa che potreste anche stampare e diciamo tenerlo a vista tutto il tempo, perché è importantissimo e qui dentro sono riassunti tutte le scadenze che ha la scuola nei confronti dell'assistente. Per esempio, ottobre è una delle scadenze che avete già superato e che mi congratulo con voi, voglio unirmi alle congratulazioni di Olivia perché siete stati veramente bravissimi nel farlo tutti in tempo. Era per esempio la presa di servizio. Come vedete ci sono le scadenze dell'erogazione della borsa mensile per ogni mese,
la richiesta di fabbisogno assalto entro il 10 di gennaio e tante altre scadenze, come quella dell'uscita del bando scuola per l'anno successivo. Comunque il calendario scuola è fondamentale per ricordarsi tutte queste incombenze. Vi sono altre risorse, vi faccio vedere soltanto questo e poi vi lascio andare. Queste sono risorse didattiche per gli assistenti di lingua. Qualora il docente tutor volesse collaborare con l'assistente nella preparazione delle lezioni, o i docenti fossero in dubbio su come continuare a creare contenuti per preparare le lezioni, qui dentro ci sono delle applicazioni e delle risorse che sono divise per livello linguistico, per lingua, per età degli alunni e che possono essere utilizzate dall'assistente. Molto probabilmente i docenti presenti in questo seminario conosceranno la maggior parte di queste piattaforme, ma è importante comunque anche come risorsa da far vedere agli assistenti. E poi ci sono attività offline come l'agenda 2030, film in lingua originale, TED Talks e anche attività quindi che possono essere fatte senza l'utilizzo di piattaforme. Quindi tutte queste risorse possono essere utilizzate in modo abbastanza organico con l'assistente per preparare la lezione o anche migliorarla o diciamo, crearne di nuove. Vi faccio vedere soltanto nell'ultima slide che ci sarà diciamo, il seminario sarà registrato, come dicevo Olivia all'inizio della presentazione, e ovviamente i materiali, non solo il nostro, non solo la nostra presentazione, ma la presentazione delle relatrici e dei relatori che ci seguiranno e che parleranno nella giornata di oggi, saranno tutti quanti pubblicati sulla pagina che vi facevo vedere prima, sulla pagina del nostro programma. Con questo vi ringrazio, vi lascio i nostri recapiti, l'indirizzo assistenti.linguescuole@istruzione.it e i nostri numeri di telefono. Vi chiediamo di scriverci se non l'avete già fatto sulla chat, se avete domande e adesso io e Olivia andiamo a rispondervi. Grazie a tutti. Grazie Davide, ci sono tantissime domande e io ho provato a raggrupparne alcune, non so se riusciremo a rispondere a tutte. Allora, innanzitutto una cosa che forse noi abbiamo dato per scontato, ma scontata non è. Le ore settimanali dell'assistente sono 12, non sono 18, non sono 24, sono 12. Queste ore sono dedicate. In queste ore l'assistente deve stare in classe con tutti gli studenti e con chiaramente con la docente tutor, che può essere una professoressa della lingua dell'assistente o anche un docente che utilizza la metodologia CLIL. C'è un limite a 4 docenti che diciamo, può essere superato solo in accordo con l'assistente e all'interno di un quadro di programmazione condivisa, che significa che l'assistente deve essere coinvolto nel processo. Quindi se decidete di usare l'assistente su più classi, è possibile purché l'assistente riesca a fare l'orario in modo adeguato, anche compatibilmente se a maggior ragione una scuola condivide l'assistente con un'altra scuola. Nel caso di condivisione, vi chiediamo di organizzare l'orario in modo che possa stare, non fare avanti e indietro all'interno dello stesso giorno, ma un giorno sia in una scuola, un giorno in un'altra, questo compatibilmente con gli orari. Poi, come dicevo, l'assistente è a disposizione di tutta la classe, è un assistente che serve per il miglioramento delle competenze orali dei ragazzi, degli studenti. Non può essere utilizzato per le certificazioni, cioè, ovvero le 12 ore settimanali devono essere durante l'orario scolastico. L'assistente lo potete coinvolgere come esperto, quindi pagandolo a parte come scuola, nei corsi pomeridiani per le certificazioni, se lui o lei è d'accordo.
ma non può essere conteggiato l'orario dell'assistente nelle ore pomeridiane in piccoli gruppi. Questo deve essere molto chiaro. Se l'assistente ha, diciamo, competenze e può dare un supporto, deve essere pagato separatamente e chiaramente deve essere la scuola a pagarlo. Può essere coinvolto anche in progetti didattici come PON, come nei fondi della scuola. Il punto è che deve essere coinvolto esternamente e non deve essere all'interno delle 12 ore. Quindi, se viene coinvolto come esperto in un progetto PON, deve essere pagato come un esperto. Questo è giusto. E poi vedevo PON c'erano delle. e PNNR. Altra cosa, le uscite, come diciamo, monitorare la presenza dell'assistente. Noi sappiamo che i docenti hanno un registro elettronico, ciascuna scuola si organizza come vuole e ogni scuola ha la sua organizzazione. Quello che vi chiediamo è che è giusto monitorare la presenza dell'assistente, purché l'assistente sia consapevole e sappia come utilizzare il registro elettronico, se lo volete coinvolgere in questo. Altrimenti un foglio firme dove firma tutte le volte che fa lezione, tutte le volte che fa l'ora, va bene lo stesso. Questo decidetelo voi in condivisione con l'assistente, in modo che sia chiaro quali sono i suoi doveri, ok? Questo per dire, per rispondere in modo generico a varie domande che sono arrivate su Poi ho questo visto che punto. c'era una precisazione sul fatto che la scuola non è mai chiusa. Sì, la scuola non è mai chiusa. Quello che intendevamo è che durante alcuni periodi festivi la classe è vuota perché gli alunni non vanno a scuola. Quando gli alunni non vanno a scuola, ovviamente ci sembra ovvio, però è importante precisare, l'assistente non deve essere in presenza, quindi non deve recarsi a scuola, non deve recuperare quell'assenza. Poi Un'altra c'era. cosa Sì. importante, sempre sul discorso dei progetti PON e dell'utilizzo dell'assistente, può essere anche come uditore, come partecipante. Il punto è che l'assicurazione che voi gli fate e l'estensione della polizza, quella di 7 euro degli insegnanti che gli fate, lo copre da tutto, diciamo, in tutte le ore. E in tutto il periodo in cui l'assistente è in servizio presso la vostra scuola. Le uscite didattiche e le esperienze esterne possono essere coinvolti gli assistenti, ma non devono figurare come accompagnatori. Quello che vi suggeriamo è di utilizzare l'assistente per l'attività orale nelle ore di lingua e anche nelle materie in cui si fa CLIL, quindi più che nelle uscite didattiche, perché è importante che l'assistente lavori sull'oralità e se viene coinvolto nelle gite non deve figurare come responsabile né come accompagnatore. Sì. Poi c'era una domanda sui corsi pomeridiani e sulla partecipazione alla preparazione per le certificazioni. Questo l'ho già detto Esatto, anche io, che devono sì, essere volevo. coinvolti. Esatto. E una domanda sulla formazione adeguata di questi assistenti, cioè se sono formati. Gli assistenti vengono da percorsi di vita diversi, ci sono alcuni assistenti che sono ancora studenti, altri che sono già insegnanti nel loro paese, altri che, come vi faremo vedere, cioè, come ovviamente vedrete anche dai materiali pubblicati sul nostro sito, ci sono assistenti che hanno fatto di tutto a scuola, che sono diventate risorse fondamentali per i corsi scolastici. È un po' un discorso di quale assistente sarà nella vostra classe? Sono tutti assistenti che hanno percorsi di vita diversi, come dicevo. L'importante è cercare di capire quali sono le potenzialità che ciascun assistente può dare alla vostra scuola e quindi cercare di spronare l'assistente a mettere a frutto queste potenzialità, ovviamente all'interno del curriculum scolastico, all'interno della programmazione scolastica. Che altro?
E poi appunto ci sono appunto sono gli assistenti sono giovani studenti in corso, quindi ci saranno, come diceva Davide, ci saranno assistenti che hanno già avuto esperienze didattiche, sono magari più scafati e sanno muoversi all'interno di una classe, e assistenti che non hanno mai lavorato a scuola e che sono in formazione, alcuni in formazione per diventare docenti, altri invece semplicemente ragazzi che sono in corso all'università e studiano storia, filosofia, lingua italiana, Italiano. italiano, quindi non è detto che siano preparati come magari vedrete gli assistenti che vi faremo conoscere in questo seminario. Inoltre, ho visto una domanda sull'assicurazione. Esatto. L'assicurazione, allora, se un assistente ha già stipulato l'assicurazione da un valore più basso, ad esempio, ha scritto adesso una docente che l'assistente di lingua tedesca ha un'assicurazione di 200 euro, quindi è più bassa rispetto a 500. La cosa che vi consigliamo è di sottoporre la polizza alla vostra agenzia assicurativa e capire se questa polizza che ha stipulato copre dalle visite specialistiche, dai ricoveri ospedalieri e dagli infortuni. In modo che se diciamo l'assistente è coperto va bene così, altrimenti integrate l'assicurazione. Naturalmente gli assistenti possono essere coinvolti in partenariati Twinning e partenariati Erasmus, nella misura in cui sono progetti didattici fatti con l'intera classe, perché appunto è importante capire che l'assistente, anche se vuole partecipare a una gita o a essere presente in qualche attività, ha comunque delle ore che sono 12, quindi uno deve cercare di capire come usare al massimo questa risorsa. Sì. Inoltre, c'è altre domande, le cose importanti, tutta la documentazione di questo seminario, ma in generale tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina. Noi, quando finirà questo seminario, nelle prossime settimane pubblicheremo la registrazione di questo seminario e i materiali che vi potrete scaricare liberamente, come quelli che li potete scaricare liberamente anche quelli già presenti attualmente. Ci sono altre domande? Ah, c'era una domanda sull'orario, sulle ore da 50 o 55 minuti. 45 minuti. Allora, quello è molto, diciamo, un po' complesso da farlo capire agli assistenti, magari spiegatelo fin dall'inizio, che anche i docenti recuperano, se nella scuola i docenti recuperano i 10 o i 5 minuti, far capire all'assistente che quelle ore, cioè quei minuti vanno recuperati. Chiaramente facendoglielo capire dall'inizio in modo che sia chiaro. La cosa che vi consigliamo è una comunicazione costante con gli assistenti. Spesso succede che a volte noi riceviamo lamentele dagli assistenti perché magari un docente non l'ha capito, non ha capito il proprio ruolo, cioè il ruolo dell'assistente, l'assistente magari è timido e non riesce a entrare in relazione con l'assistente. Quello che vi consigliamo è di essere accoglienti e di capire, cercare di capire chi avete di fronte, ovvero un assistente di lingua che è giovane, che ha la sua prima esperienza e che quindi ha tanto da imparare, magari ha un contatto, diciamo, più diretto con i vostri alunni perché ha un'età molto simile ai vostri alunni, è una potenzialità. Quindi provate a prenderlo per il verso giusto, perché magari può succedere che con i caratteri a volte non ci si trova alla prima, avere pazienza di capire l'assistente. Noi siamo a vostra disposizione, ci potete scrivere se avete bisogno, diciamo, se c'è qualche problematica. Noi a volte interveniamo e possiamo chiamare le scuole, non prendetevela come una cosa personale, anzi, noi cerchiamo di derimere, di trovare una soluzione, non di esacerbare o inasprire una discussione, ma l'idea è cercare di mantenere gli assistenti in servizio tutto l'anno.
C'è un'altra Però domanda interessante, Olivia. La programmazione dell'attività vale all'interno dell'orario svolto? No, l'orario svolto sono le ore in classe. Come diceva Olivia prima, scusate, le ore sono 12 e sono le 12 ore dell'assistente sono ore di lavoro in classe con gli alunni. La programmazione dell'attività è da considerarsi al di fuori di quelle 12 ore. C'era un'altra domanda ancora su un foglio firme per il registro delle ore di presenza. Non esiste un foglio firme ufficiale fatto da noi. Come diceva Olivia, si organizza la scuola con l'assistente per registrare le presenze o inserendolo all'interno del registro elettronico oppure utilizzare o non firmando il registro elettronico, ma utilizzando un foglio firme creato dalla scuola. Ci sono altre domande? ti va via un po' l'audio, Davide, ho Va visto. via l'audio. L'assistente può fare le sue ore di tirocinio inerenti al suo percorso di studio nella stessa scuola dove presta servizio, ovviamente extracurriculare. Certamente, a volte ci sono anche degli assistenti che fanno nello stesso anno anche il progetto Erasmus. Siate, diciamo, aperti a questa possibilità. Naturalmente il tirocinio non rientra nelle ore di servizio, quindi le 12 ore di servizio devono essere conteggiate a parte e quelle di tirocinio dall'altra parte. Questo c'è un'altra domanda, visto che da noi non c'è la mensa scolastica, se la scuola dovesse pensare a un rimborso spese, a che titolo si può far pagare per giustificare la spesa per il revisore dei conti? Questa è una domanda difficile che non ci compete, non so rispondere a questa domanda. Non rientra nel nostro programma perché quello che la scuola può offrire lo offre e lo ha messo nella scheda di candidatura. Le cose in più che volete dargli dovete trovare voi il modo di rendicontarle. I soldi che noi inviamo alle scuole sono i soldi solo per la borsa di studio dell'assistente, perché appunto sono solo per gli assistenti. La scuola da quei soldi non può prendere altro, chiaramente. Sì. E altre spese che voi fate dovete vedere nella gestione contabile della scuola, non è Ci nostro. sono poi due domande sull'assegnazione del medico di base per l'assistente. Questa è una cosa molto importante che l'assistente può richiedere, non è obbligatoria, è facoltativa, però è molto molto consigliata da parte nostra, e cioè l'assistente per richiedere un medico di base deve andare all'ASL di appartenenza, quindi all'ASL della provincia del comune più vicino, alla scuola ovviamente, e richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, così come l'iscrizione per diventare come un qualsiasi cittadino italiano dal punto di vista sanitario. E non è un'iscrizione semplice, l'abbiamo già detto agli assistenti nello scorso seminario, perché vengono richiesti diversi documenti, tra cui l'iscrizione anagrafica, quindi l'assistente deve avere la domicilio temporale Davide, ti va via, ripeti la frase che hai detto alla fine perché non si è capita. in Italia. Devono avere diversi documenti. Si sente adesso? Sì. Meglio? Ok. Devono avere diversi documenti, tra cui l'iscrizione anagrafica, quindi devono essere iscritti tra i cittadini, tra i residenti temporanei in Italia, e devono avere diversi altri documenti che dipendono dall'ASL, purtroppo non c'è una lista unica dei documenti che devono presentare gli assistenti, e in questo vi chiedo, se possibile, se ci sono docenti tutor tra i partecipanti, di supportare l'assistente. Perché ci sono stati casi anche negli anni scorsi in cui questa richiesta dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è stata molto molto complessa e abbastanza farraginosa anche. Quindi vi chiediamo se potete di accompagnare l'assistente a fare questa richiesta presso l'ASL. Per il codice fiscale l'assistente lo ha già fatto a questo punto, credo, la maggior parte degli assistenti l'hanno fatto già. Ed è attraverso l'Agenzia delle Entrate con un modulo unico per la richiesta del codice fiscale che viene poi consegnato nel giro di una giornata, quindi è abbastanza semplice. Ho visto una domanda sull'open day e allora sì, l'open day, allora l'assistente sì può essere coinvolto nelle attività di open day,
Però vi chiedo, è importante che l'assistente lavori in classe con tutti gli studenti, più che venga presentato come risorsa ai genitori. Perché questo? Perché l'assistente è in corso in un solo anno scolastico, quindi magari ce l'avete quest'anno, ma il prossimo anno non ce l'avrete. E quindi forse può avere senso presentarlo, però non si possono decurtare le 12 ore, perché come ripetiamo, le 12 ore servono per tutta l'intera classe per fare lezione in classe. E, un'altra persona ha scritto se, siccome la scuola è molto grande, se l'assistente può lavorare con 5 docenti diversi. Tutte le eccezioni a quelle che sono i limiti che diamo sono da condividere con l'assistente, perché se l'assistente, diciamo, si lamenta e scrive a noi perché sta lavorando con troppi docenti e non ce la fa più, è giusto tornare indietro su questa decisione. Quindi la cosa che vi consigliamo è fin dall'inizio è di avere una buona relazione con l'assistente, riuscire a spiegare bene all'assistente come funziona la scuola e soprattutto come avete pensato la sua presenza in classe, perché a volte è successo che tanti assistenti si sono lamentati con noi che non venivano coinvolti oppure venivano messi a fare lezione da soli e quindi il docente era solo di sorveglianza. Quello è che è importante è che invece l'assistente sia all'interno di un progetto formativo e che lavori in copresenza e in compresenza, scusate, con il docente. E un'altra cosa su che Ma io cosa ne ho non vista avevo già una, detto. codice fiscale temporaneo, non è un codice fiscale temporaneo, è il codice fiscale, così come il codice fiscale di qualsiasi cittadino italiano. Il codice fiscale che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate non è temporaneo, è unico ed è per tutta la vita dell'assistente. Quindi una volta ottenuto resterà sempre lo stesso ed è importantissimo perché serve non solo per la sottoscrizione del contratto, per il contratto di affitto, ma anche come chiedevano nella domanda per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Si può richiedere un assistente per 2 anni di seguito? Questa domanda mi sembra mal posta. L'assistente non può essere lo stesso assistente per 2 anni di seguito, quindi una volta finito il servizio dell'assistente. Si può fare richiesta di un nuovo assistente per l'anno successivo, che però non sarà lo stesso. E non è detto che la scuola lo possa dire. Non è detto che si ottenga l'assistente perché c'è un principio di rotazione delle scuole, nella scelta delle scuole da parte dei nostri colleghi degli uffici scolastici regionali. Di nuovo c'è una domanda dove chiedono un'assenza prolungata per motivi di studio, come si recuperano le assenze? Allora, innanzitutto se c'è un'assenza prolungata vi chiediamo di segnalarcelo, almeno noi capiamo anche attraverso i nostri referenti qual è la motivazione. E in più diciamo, le ore perse devono essere recuperate all'interno dell'orario che poi concordate con l'assistente e deve assolutamente recuperarle. Inoltre, se in caso di assenza invece del docente tutor o del docente con cui l'assistente doveva fare lezione il giorno stesso, qui nasce un po' un problema. Allora, se è un'assenza prolungata dove sappiamo già che la docente sarà Assente. assente per una settimana, un mese, diciamo per tanto tempo, naturalmente l'assistente non può fermarsi, cioè se no perdete anche la possibilità e sprecate un mese inutilmente. Vi chiediamo di ricollocare l'assistente con un'altra docente e nell'emergenza, se l'assistente è in gamba e se la sente di fare l'attività che aveva programmato con la docente assente, affiancare un altro docente che la può aiutare a realizzarla. Questo dipende poi molto se l'assistente si presta a essere più protagonista, dopodiché non può neanche essere lasciata troppo sola. Quindi vi chiediamo di trovare delle soluzioni in modo da poter non far perdere l'orario all'assistente e
alle brutte farle recuperare poche ore se proprio non riuscisse a fare lezione con un'altra docente affiancata. Esatto. C'è un'altra E questo, cioè, domanda. questo è, dice anche un po' il buon senso, l'assistente è una risorsa per la scuola. Vi assicuriamo che noi abbiamo fatto i salti mortali, siamo stati molto severi sulle scadenze perché cerchiamo di non sprecare i soldi pubblici che sono importantissimi e gli assistenti, il programma degli assistenti è un programma che ogni anno potenzialmente può portare in tante scuole cioè 165 assistenti al massimo. Quest'anno ne abbiamo messi in servizio 150, quindi voi siete i fortunati che hanno ricevuto un assistente, quindi cercate di utilizzarlo al meglio e di valorizzare la risorsa e avere anche un po' di pazienza, perché dovete immaginare che sono ragazzi che entrano in un contesto completamente nuovo. Sì, c'è tempo per un'ultima domanda, ne vedevo una sui servizi aggiuntivi, meglio chiarire questo punto. È prevista l'abbonamento ai mezzi di trasporto gratuito in Italia per l'assistente tedesco? Allora, non sono previsti, sono previsti nella misura in cui la scuola le abbia già segnalati tra i servizi offerti tra i servizi aggiuntivi che può offrire. Quindi la scuola nella domanda di partecipazione a questo programma ha già indicato quali sono i servizi aggiuntivi che può offrire l'assistente. Ovviamente quando parliamo di servizi aggiuntivi, parliamo di servizi aggiuntivi offerti dalla scuola, quindi la scuola prende l'onere del pagamento di questi servizi. Per quanto riguarda l'abbonamento, se il vostro istituto scolastico ha previsto l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico, allora l'assistente ne può usufruire. Un'altra cosa, io adesso diciamo interromperei in questo Sì, momento esatto. le domande che comunque noi continuiamo a leggere e apriamo una seconda parte che è quella relativa alle esperienze. Prima delle esperienze però ci tengo a presentare la prossima relatrice che è Emma Giurlani. Emma, ci senti? Emma Giurlani è una Mi docente sento. di lingua, buon pomeriggio, è una docente di lingua tedesca, nostra formatrice da 3 anni, che ringrazio perché è una delle nostre docenti formatrici che durante il seminario del 26-27 di settembre ha formato il gruppo dei ragazzi, tedeschi. E è una storica ambasciatrice eTwinning per l'Emilia-Romagna. E ora è ambasciatrice Erasmus Scuola, sempre per l'Emilia Romagna, e lavora presso il liceo Fanti di Carpi, in provincia di Modena. Lascio la parola a te per delineare quelle che sono dato che le hai anche conosciuti da vicino e li hai visti quest'anno in presenza, delineare quali possono essere le potenzialità dell'assistente di lingua in classe. Ok, allora io condivido il mio schermo, ditemi se mi sentite e se mi vedete, per favore. Vedete? Ti Olivia? vediamo e ti sentiamo benissimo. Condividi pure Ok. lo schermo? L'ho condiviso, lo vedete? Sì. Ok. Regia, è possibile togliere non si vede a schermo intero, o almeno io non lo vedo a schermo intero. Io l'ho messa a schermo intero, Ecco, vedo il tuo piccolo benissimo. Si riquadro. vede ancora l'icona di Davide. Procedi pure, vai. Sì, ok, allora beh, mi avete già presentato, io ho dato proprio il titolo che avevo dato anche ai ragazzi tedeschi, ovviamente l'ho tradotto per i miei colleghi, essere creativi e godersi l'apprendimento. L'apprendimento è più facile se chi deve apprendere, adulto o meno adulto, si trova in una situazione in cui si gode quello che fa. Quello chi sono io, poi ve lo andrete a vedere. Olivia ha già parlato abbastanza su di me. Vado avanti. Un piccolo gioco che vi ho preparato. Gioco, in realtà è un augurio che io faccio a tutti noi, utilizzando
l'intelligenza artificiale e Bitmoji, che è un creatore di avatar. Tutte queste cose si possono fare ovviamente in lingua, io l'ho fatta anche in lingua tedesca con i miei ragazzi, in tutte le lingue in cui avrete i vostri assistenti, e può essere utilizzato in modo molto creativo. Dura 1 minuto, io ve lo faccio ascoltare. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Emma Giurlani, e desidero darvi il benvenuto a questo nostro incontro. Spero che abbiate iniziato questo nuovo anno scolastico con tutta la carica emotiva e l'energia con cui noi insegnanti affrontiamo tutte le sfide che incontriamo ogni giorno. Il nostro motto deve essere sempre: niente noia nella scuola. Intendo dire che la scuola deve essere il luogo prediletto per la creatività e per questo offrire sempre ai nostri ragazzi occasioni di creatività. Solo attraverso esperienze creative e non pure semplici azioni ripetitive, si possono acquisire competenze per la vita. Creatività accompagnata da pensiero critico ma empatico deve essere al centro dell'esperienza di apprendimento. In questo modo la scuola non soccombe alla noia, ma diventa un vivace laboratorio per l'acquisizione di vere competenze. Auguro a tutti i presenti di vivere un anno sì impegnativo, come del resto lo sono tutti i giorni che noi insegnanti viviamo con i nostri ragazzi. Impegnativo sì, ma gratificante perché condiviso. Condividere senza timore le sfide che questo meraviglioso viaggio che è la scuola ci pone ogni giorno. Significa condividere un percorso di crescita che non si arresta mai. Buon lavoro e buone sfide a tutti noi. Questo per farvi vedere Buon come si può lavorare. giorno a tutti. Scusate, perché adesso devo andare avanti. Mi chiamo E. Vai. Buon. Si è bloccato. Eccomi qua. Avevamo iniziato da qua. E io parto dal punto in cui ero partita anche con i ragazzi che mi erano stati affidati nei giorni di formazione. Avevo chiesto a loro, ed è una domanda che ci facciamo tutti noi in realtà come docenti, che cosa non deve mai mancare, secondo voi, in una esperienza di apprendimento efficace. La parola che è stata utilizzata di più è stata proprio divertimento, coinvolgimento, motivazione, ma sono apparse anche altre parole molto molto importanti, e cioè la variare i vari metodi di apprendimento, insegnamento, ma quello che è molto importante è l'input autentico, l'autenticità dell'input, e da qui ripartiamo. Quello che abbiamo detto finora, il perché dell'assistente è un input autentico in classe, ma non è solo questo. È molto importante avere un assistente, è un plus valore averlo, perché l'assistente è molto più vicino a volte di noi docenti in età, ahimè, e che ai ragazzi, e quindi è anche più semplice accettarlo da parte dei ragazzi. Si instaura quella che è proprio la rete di scambio, di esperienze. Scusate, cosa invece hanno in comune Erasmus, i Twinning e gli assistenti? Vedete, ve l'ho messo qua, è PBL, cioè il project, quello che noi chiamiamo il project based learning, che è basato sulla progettazione che serve per portare l'Europa in classe, creare rete, favorire l'interscambio culturale. Tutte queste esperienze integrano le molteplici sfaccettature, io le chiamo le sfaccettature europee della vita scolastica in modo reale, concreto. Portano l'ispirazione e nuove idee. Una persona nuova che entra in classe deve essere fonte di ispirazione positiva, proattiva, poi lo chiariremo anche dopo. Portano qualità e originalità nel confronto, non è qualcosa di ripetuto, come dicevo nel mio messaggio iniziale, non è una semplice ripetizione di qualcosa che abbiamo trovato online o nei libri, ma è qualcosa di concreto, di reale, che entra tutti i giorni in classe. È quello che io chiamo la ventata di aria fresca e che può servire tantissimo di ispirazione anche a noi docenti. Vado avanti. Cos'hanno gli assistenti e il PBL in comune per poter funzionare? Quella che chiamiamo la driving question, la domanda
iniziale, e cioè come faccio ad integrare l'eterogeneità in classe. E per questo vedremo come dicevano Olivia e Davide, che c'è bisogno proprio di programmare e creare per creare sapere, per portare l'Europa dentro e quindi al di là delle pareti, spingersi al di là delle pareti, tutti i giorni in tutte le discipline. Io ho messo tutte le discipline, noi sappiamo che c'è il limite dei 4 docenti, ma in realtà si fa CLIL, vero CLIL, perché si utilizza la competenza linguistica, soprattutto orale, per poter comunicare contenuti prettamente non linguistici. E quindi è un lavoro di intermediazione, di intreccio culturale che avviene più spontaneamente se è presente l'assistente in classe. Questo ve l'ho detto anche prima, l'ispirare nuove idee, il diversificare anche nelle attività che si creano per favorire l'interscambio culturale. È una miniera la presenza dell'assistente in classe. Una miniera che deve essere sfruttata con metodologie innovative, quindi non semplici ripetizioni, ma sfruttare la metodologia per attivare, una metodologia che sia attivante, non semplicemente ripetitiva, una metodologia che favorisca la creazione dello spirito di squadra, e nella squadra a tutti gli effetti deve esserci il ragazzo o la ragazza che è ospite nelle nostre scuole. Con l'utilizzo ovviamente di strumenti accattivanti. Possono essere accattivanti anche degli strumenti molto banali, passatemi la parola banale, non deve essere negativa, molto semplici, come può essere anche l'utilizzo dello scioglilingua, quindi creare delle gare all'interno delle classi. Io so che molti docenti lo fanno, perché sono stata chiamata anche a fare da arbitro a queste gare, e le ho trovate estremamente divertenti. Per i ragazzi sono anche motivanti, dipende sempre poi dall'età dei ragazzi. No al giudizio, mai giudicare, ma questo deve essere valido anche per noi docenti, non solo per gli assistenti, ma sì alla valutazione. E qui apro una piccola parentesi. Cosa intendo per valutare? No voti. Il voto è una misurazione, ok? Anche quando noi votiamo, diamo il voto, siamo chiamati a misurare una performance. In realtà i ragazzi hanno sempre bisogno della valutazione, perché è un punto di riferimento. Ma è una valutazione che deve essere un dialogo di crescita, come ho scritto sotto, cioè qualcosa che mi dà un riferimento puntuale. E se il ragazzo e la ragazza che ospita nella nostra classe lavora sull'oralità, dà sempre un feedback e un consiglio magari per migliorare. È una presenza valutante preziosa, dove per valutazione qui si intende un feedback immediato di cui i ragazzi hanno bisogno per non sentirsi disorientati. E lì siamo pronti poi a partire per tutte le avventure che si vuole. Erasmus, e-twinning, io caldeggio sempre queste esperienze anche con i ragazzi, perché si basano tutte sullo spirito di squadra, uno spirito di squadra che va al di là delle aule, al di là delle pareti. Chi ha fatto esperienza di e-twinning sa che ormai siamo tantissimi docenti su una piattaforma che ormai ne raccoglie quasi 1 milione, più di 1 milione. Quindi Erasmus significa proprio portare l'Europa da noi e noi portare la nostra dimensione in Europa. La mia scuola ha come motto sul territorio, nel mondo, per il mondo, ma racchiude veramente, riassume in modo eccezionale, secondo me, quello che è lo spirito europeo, quello che deve essere il nostro spirito per diventare cittadini non solo europei, ma cittadini del mondo. Quindi per tutto questo ha come base e come scopo l'inclusione. Hanno entrambi, c'è questo endiadi, no? Inclusione, base e scopo. Non deve essere mai dimenticata. Aiutare i ragazzi ad imparare a tradurre le idee in azione, coinvolgendo tutti. Il motto del PBL è sempre Give students voice and choice, dare
voce agli studenti e quindi coinvolgerli. Prima i miei colleghi, Davide e Olivia, parlavano di coinvolgere, e dicevano di coinvolgere l'assistente in tutto il processo di creazione della sua presenza in classe. Ed è lì, infatti, che nasce la proattività, cioè l'essere proattivi, l'attivare gli altri. In che modo? Programmare in modo accurato e oculato, cioè sapere bene con chi ho a che fare e quali sono i bisogni della classe in cui io opero, in cui sono immerso. E in questo modo l'accettazione dell'errore, quindi la valutazione anche di un errore, è positiva, cioè è un punto di partenza. L'errore viene avvertito dai ragazzi anche come risorsa per imparare, per migliorare. L'attività deve essere effettivamente realizzabile anche per evitare frustrazioni, quindi anche lì bisogna saper programmare in modo oculato, sempre partendo e facendo riferimento ai bisogni della classe, al bisogno del gruppo di apprendimento che mi è stato affidato. Vado veloce perché 10 minuti finiscono velocemente. Infatti devo chiederti di chiudere. Sono qua, vi ho riportato comunque nella presentazione, avete tutti i vari strumenti che si possono utilizzare. E ci sono dei link proprio anche delle cose che abbiamo realizzato. Quindi non ve le sto a far vedere, ve lo caldeggio enormemente la piattaforma europeana, Fango Yourself, Nearpod, sono tutte cose che con i ragazzi ho già fatto vedere, quindi voi potete andarli a consultare. Vado avanti, mi si è bloccato. Eccoci qua, io vi lascio con un Elfien. O undicino, è una poesia che è fatta di 11 parole, la potete sempre utilizzare in classe con i vostri ragazzi in tutte le lingue. È un esercizio di concentrazione di pensiero e è bellissimo se è fatto in lingua straniera. Io vi ho detto, me l'ho fatto sull'assistente. L'ultima parola è lo schema è 1, 2, 3, 4 e poi l'ultima parola che riassume il concetto. Vedete quello che ho scritto? Proattivo, incoraggiante, ma mai scontato. Protagonista, credibile, benvenuto, competente, l'assistente. Cosa vi posso dire? Non vi preoccupate. Io so che a volte sia i ragazzi che i docenti sono preoccupati e io dico sempre a tutti, sarà bellissimo e insieme ce la farete. Io vi lascio anche i miei recapiti, se avete bisogno mi potete sempre trovare anche tramite la piattaforma ESEP. Che dire, io vi ringrazio e auguro buon anno a tutti. Grazie a te Emma, grazie e grazie per il bellissimo intervento. Ovviamente anche la presentazione di Emma Giordani sarà disponibile, quindi troverete i suoi contatti e le sue slide alla fine di questo seminario quando pubblicheremo sulla pagina del nostro programma tutti gli interventi, compreso il nostro. Visto che siamo cioè ci siamo appena in tempo con i tempi, presento i nuovi relatori che condivideranno le esperienze sia dal punto di vista del docente tutor che dell'assistente. Di che cosa significa avere un assistente in classe e che cosa significa collaborare tra docenti tutor e assistenti. Quindi presento la professoressa Stefania Modesti dell'Istituto Superiore Ruffini di Imperia e l'assistente di lingua tedesca che ha lavorato con lei, Sofia Feltitzer. Quindi vi lascio la parola e potete iniziare. Sofia, se vuoi condividere, sì, perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Ok, Prego Stefania, puoi andare. buon pomeriggio. Dunque, prima di cominciare con la nostra presentazione, vorrei porre una domanda alla quale cercheremo alla fine di dare una risposta nel corso di questa breve relazione. Una domanda che ho scambiato con molti colleghi di lingue straniere, dunque, ma è davvero meglio lavorare con l'assistente di lingua? È una domanda un pochino provocatoria. Nelle varie esperienze legate appunto
ai viaggi all'estero, alle formazioni, mi è capitato di scambiare opinioni su questo tema con alcuni colleghi e alcuni mi hanno fatto notare come non sempre fosse proficuo questo tandem con una persona che entra in classe con una persona di madrelingua, anche perché i piani di analisi a mio parere sono due, da una parte quello linguistico e dall'altro quello metodologico. Sicuramente dal punto di vista linguistico, se l'assistente riesce a instaurare un buon rapporto sia con il docente che con il gruppo classe, è sempre importante, anche perché per un insegnante di lingua straniera poter comunicare con un assistente madrelingua è sempre una fonte di aggiornamento, e la stessa cosa vale anche per i ragazzi, se sono in grado quindi di seguire le lezioni. Dal punto di vista metodologico però non sempre è così, non sempre c'è questo rapporto uno a uno, c'è questo tandem ben riuscito, perché anche sentendo i giudizi dei colleghi, molte volte capita che se non si instaura un buon rapporto, la presenza dell'assistente di lingua, così come la presenza di un lettore, anche se il lettore è una figura un po' diversa, però può essere in un certo senso affine a quella dell'assistente di lingua, non sempre è possibile. Però su questo ci si può anche riflettere insieme. Sicuramente alla base di un buon rapporto con l'assistente di lingua non possono mancare queste parole chiave che noi abbiamo inserito all'interno della nostra presentazione: cooperazione, entusiasmo e passione. Soprattutto la passione nel trasmettere la lingua che un docente insegna, e quindi questa passione è importante che venga trasferita ai ragazzi, e questo dovrebbe avvenire appunto con entusiasmo e cooperazione. Come abbiamo lavorato io e Sofia, poi Sofia darà ovviamente la sua testimonianza. Oltre a delle lezioni frontali, che ovviamente in una scuola non possono mancare, abbiamo cercato, come anche ha citato la professoressa Giurlani, di utilizzare metodologie diverse, metodologie che potessero catturare l'interesse dei ragazzi. Ma queste sono metodologie che, per esempio, che nella nostra scuola sono in essere già da parecchio tempo, sono progetti collaudati, progetti che sono diventati parte integrante della nostra didattica, dai quali non si può più prescindere soprattutto per l'insegnamento delle lingue straniere. La nostra scuola, infatti, già da diversi anni è una scuola di eTwinners, abbiamo due progetti già diciamo in attivo che hanno avuto un discreto successo, e quindi abbiamo deciso di far partecipare Sofia anche a questo terzo progetto. Poi abbiamo appunto la GeoNight e il progetto di apprendimento situato che andremo a descrivere nello specifico. Partirei comunque dal progetto eTwinning. Allora, questo nuovo progetto eTwinning è un progetto che si è svolto in collaborazione con due istituti di cultura ovviamente italo-tedesca, insegnando io lingua e cultura tedesca. Uno è stato svolto in cooperazione con l'Istituto SIPO di Prato, cioè uno dei due partner dell'Istituto SIPO di Prato, e l'altro l'Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Imperia, che è presente sul nostro territorio, visto che la scuola, l'Istituto Ruffini, è appunto di Imperia. All'interno di questo progetto, che si è svolto, il progetto, come sapete bene, i progetti eTwinning sono progetti di scambi elettronici che si svolgono all'interno di una piattaforma. Insieme, prevedendo anche la presenza di partner, infatti i nostri partner sono partner di una scuola tedesca di Gera nella Turingia, che è un land a est della Germania, abbiamo costruito dei podcast. L'istituto di Prato è piuttosto famoso per questo progetto legato alla radio, oltretutto un argomento piuttosto attuale, visto che proprio in questi giorni si sono celebrati 100 anni dalla nascita della radio. I nostri ragazzi, con l'aiuto di Sofia, insieme ai ragazzi tedeschi con i quali appunto è in essere questo scambio, hanno dato vita a dei podcast, progettando una vera e propria trasmissione radiofonica e presentando dei pezzi che sono oggi abbastanza famosi, sia pezzi tedeschi che pezzi inglesi. Abbiamo evitato i pezzi italiani, ma ci siamo concentrati soprattutto su pezzi che fossero conosciuti a livello internazionale.
E per quanto riguarda i pezzi tedeschi, ci siamo resi conto di come ce ne fossero alcuni che fossero diventati proprio di gran moda anche da noi. Ce n'è uno in particolare che credo molti colleghi abbiano già ascoltato, che è del celebre rapper tedesco Bodo Wartke, che si chiama Baba Rasababa. E grazie proprio alla presentazione di questo pezzo, che sembrava uno scioglilingua, sono nati degli spunti di riflessione interessanti. E gli stessi ragazzi si sono divertiti molto a presentare e a costruire la trasmissione, e appunto citando anche contributi originali come questo. Chiedo a Sofia di dare ora la sua testimonianza su come ha lavorato a questo progetto. Ciao, sono Sofia. Allora, io sono austriaca e quest'anno ero a Imperia nella scuola, e questo progetto mi è piaciuto un sacco perché è un progetto in cui gli alunni fanno qualcosa che poi vedono alla fine cosa è uscito, sentono il suo podcast. La cosa importante è che io ho cercato veramente solo di parlare. È andato via. Sì, forse Sofia si è bloccata un attimo. È andato via l'audio. Chiedo magari a Sofia di ripristinare l'audio, e, guardando tra le impostazioni, e magari chiedo a Stefania di... Come stava dicendo Sofia, un aspetto peculiare anche all'interno di questo progetto è la veicolazione unica della lingua tedesca. Lo potrà diciamo confermare anche Sofia, ma da quando è entrata in classe Sofia, all'interno dei nostri gruppi, ha utilizzato unicamente solo questa lingua, e non è sempre facile, come tutti sappiamo, anche perché per esempio nel nostro istituto è terza lingua, quindi una lingua che non si affronta nei percorsi precedenti, né nella scuola primaria né nella scuola media. Sofia, stavo dicendo che tu hai utilizzato esclusivamente la lingua tedesca, stavo confermando quanto hai detto tu, se vuoi andare avanti. Ok. E poi vabbè, abbiamo fatto questi dialoghi, questi podcast, e abbiamo cercato, soprattutto ho cercato io, che non li dico io cosa devono scrivere, sino che ogni gruppo ha scritto il suo dialogo e poi alla fine li abbiamo corretti insieme. Allora, per me è stato molto importante che gli alunni o le alunne cercano di parlare senza che io senza giudicarli, perché certo fanno sempre degli errori, è difficile imparare una nuova lingua, però soprattutto per gli alunni devono avere la sensazione di poter fare degli errori, e questo secondo me, soprattutto con gli assistenti di lingue, devono sapere che anche con gli errori imparano anche a migliorare facendo gli errori. E quindi appunto in questo progetto la Sofia ha coadiuvato i ragazzi nella stesura dei testi e ovviamente nella ripetizione, perché soprattutto, come è stato detto da voi più volte, comunque l'assistente di lingua è una risorsa soprattutto per l'aspetto della conversazione e della comunicazione. Quindi ci ha aiutato proprio nella ripetizione e nella fase proprio anche fonetica, nella pronuncia, nella correzione, in questo aspetto che è fondamentale. E siamo riusciti alla fine a redigere questa trasmissione radiofonica, che oltretutto è andata online pochi giorni fa. E questa trasmissione avrà anche una seconda parte, perché verrà terminata, avrà una sua seconda edizione, diciamo così, quando i partner tedeschi a metà novembre ci verranno a trovare e insieme costruiremo un'altra seconda trasmissione. E questo è stato... Quindi voi avete legato un'esperienza di partenariato, sì, Erasmus all'assistente di lingua. Questo in realtà devo dire che è stato fatto da noi, anche se quest'anno con Sofia ha raggiunto, diciamo, un livello di qualità e soprattutto di empatia diverso, però l'abbiamo fatto anche con altri assistenti di lingua, perché comunque la nostra scuola è alla terza esperienza con l'assistente di lingua e ha già anche diverse esperienze
esperienze con i lettori madrelingua. E anche nel passato, in occasione di un altro progetto, che tra l'altro questo non è stato chiuso, invece i precedenti sono stati chiusi, abbiamo raggiunto dei discreti risultati, abbiamo visto quanto l'interazione tra l'assistente di lingua docente e diciamo discenti fosse stata efficace. Si creava proprio questa triangolazione fondamentale che ha dato origine a degli ottimi frutti, e quindi ogni qualvolta abbiamo un assistente di lingua soprattutto disponibile, empatico, come nel caso di Sofia, cerchiamo di coinvolgerlo per questi progetti. Secondo me non solo per noi e per i ragazzi, ma anche perché a me, per esempio, sta a cuore che l'assistente di lingua torni a casa e si porti con sé un bagaglio. Grazie mille e grazie per aver sottolineato quest'ultimo aspetto, perché ci dobbiamo ricordare che l'assistente di lingua è uno studente in formazione, quindi l'esperienza che fa in Italia è un'esperienza a tutti gli effetti formativa e professionale, quindi è importante. Ti ringrazio Stefania per aver sottolineato questa cosa. Vi ricordo che è possibile fare le domande attraverso la chat. Possiamo solo far vedere gli ultimi due progetti più velocemente? Quindi o dobbiamo chiudere? In caso vi do la parola dopo, perché preferisco fare l'ultimo giro e far parlare tutti i relatori. Poi vi ridò la parola, perché ci saranno sicuramente delle domande. Perché dobbiamo rispettare la timeline. Comunque, ci tenevo a dire che alla fine del seminario vi verrà rilasciato a tutti i partecipanti e anche ai relatori un attestato di partecipazione che vi verrà inviato via mail. Quindi vado a presentare un'altra docente tutor, perché le lingue, diciamo, gli assistenti di lingua sono assistenti di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. In questo caso abbiamo l'esperienza di una docente tutor di lingua inglese, una docente di inglese dell'istituto comprensivo Piazzale della Gioventù Santa Marinella di Roma, la professoressa Rita Tufoni. Buonasera a tutti. Se puoi condividere lo schermo, chiedo a Stefania di la divisione in modo da darla alla seconda relatrice. Dopo Rita ci sarà un altro intervento invece di un assistente di lingua spagnolo. Ok, allora buonasera a tutti di nuovo. Io sono un'insegnante di lingua inglese della scuola media di Santa Marinella, è un istituto comprensivo sul litorale laziale a 50 km da Roma. Ci tengo a fare una premessa perché riguarda la nostra realtà. Noi siamo una cittadina, come dicevo, a 50 km da Roma, con pochissime opportunità a livello culturale e di apertura verso il mondo per i nostri ragazzi. È una cittadina di provincia e, come dicevo, con poche opportunità, quindi la nostra scuola ci ha tenuto negli anni ad intensificare, a potenziare tutto quello che poteva riguardare le lingue straniere, non soltanto l'inglese ma anche lo spagnolo e il francese, e soprattutto a fornire agli alunni e alle famiglie delle opportunità di apertura verso l'Europa e verso il mondo. Abbiamo, tant'è vero, attivato da tanti anni scambi culturali con diversi paesi europei. Siamo al 13° anno che portiamo avanti uno scambio culturale con una cittadina olandese, e con una scuola bilingue nei pressi di Madrid, e da quest'anno stiamo appunto lavorando con una scuola del nord della Francia, delle Fiandre. Questo perché teniamo appunto tantissimo a trasmettere alla nostra utenza quelli che sono i valori europei, quelli che sono i valori di una cittadinanza europea, quindi in apertura verso
corso e il mondo esterno. Portiamo avanti da anni anche altri tipi di progetti in questo senso. Per esempio abbiamo usufruito a scuola della presenza di stagiste straniere provenienti da qualsiasi parte del mondo su progetti, un progetto che di un'organizzazione che si chiama ISECT dal titolo EduChange, e che è una sorta, diciamo, di assistente, anche se non è assolutamente non è la stessa cosa, però molto simile è il tipo di lavoro, il tipo di progettazione. Ovviamente un periodo molto più breve dell'assistente di lingue, comunque è sempre un fornitore di input e soprattutto un fornitore di scambio linguistico, e soprattutto molto efficace per l'esercitazione per i ragazzi per quanto riguarda appunto la lingua nel senso stretto della parola. È la nostra seconda edizione, la seconda esperienza per quanto riguarda gli assistenti di lingue. Anni fa abbiamo avuto un ragazzo proveniente da Dublino, quindi dall'Irlanda, che è stato con noi tutto l'anno, era l'anno del Covid, e devo dire è stata un'esperienza meravigliosa per noi, che eravamo al primo anno appunto, stavamo per il primo anno svolgendo un progetto di questo tipo, e l'anno scorso abbiamo avuto una assistente, la ragazza di cui vi sto per parlare, proveniente dal Regno Unito. Questa ragazza, Holly Spencer, è stata con noi ovviamente tutto l'anno, proveniente da Lake District, che è una zona appunto del Regno Unito a nord dell'Inghilterra, ed è una studentessa di italiano e spagnolo presso l'Università di Leeds. Tant'è vero che lei, quando è giunta da noi verso la fine di settembre, era diciamo veniva dalla Spagna, dove aveva svolto un soggiorno proprio per imparare la lingua spagnola, un soggiorno abbastanza importante a lungo termine. E da noi era la prima esperienza come assistente di lingue. Di assistente di lingua ha comunque mostrato di essere all'altezza, in quanto molto abile nella didattica. È stata subito diciamo molto apprezzata dai ragazzi, e non solo, anche dalle famiglie, perché io sono sempre stata consapevole di questo, che la ricaduta poi è sempre sulle famiglie. Addirittura l'anno in cui noi abbiamo avuto l'assistente di lingue che proveniva dall'Irlanda, e nel pomeriggio questo assistente incontrava spesso le famiglie, avevano anche degli scambi culturali, famiglie e alunni nello stesso tempo. Quindi diciamo che il nostro obiettivo è sempre quello di formare i nostri ragazzi, i nostri giovani, e ovviamente di poi trasmettere una ricaduta sulle famiglie. Dunque, Holly Spencer è stata da noi dal 1 di ottobre in servizio fino al 31 maggio, e per, come sappiamo, come è stato detto già in precedenza, 12 ore settimanali, e è stata, diciamo, coinvolta nelle attività nelle classi di seconda media e di terza media. Voglio dire anche questo, che in genere gli assistenti di lingue, io vedo, sono proiettati verso le scuole superiori. Noi sul litorale laziale siamo l'unica scuola che diciamo ha per la seconda volta, seconda edizione, un assistente di lingue alla scuola media. Diciamo è per noi è un gran valore, è molto importante. Ovviamente l'assistente sa di dover lavorare con ragazzi di un'età, sono ancora piccoli, quindi ragazzi di seconda media, di terza media, sono intorno ai 12-13 anni, e quindi il loro inglese è un inglese molto semplice, molto a livello base, diciamo, e quindi devono un pochino questi assistenti rimodulare il loro tipo di insegnamento, e soprattutto il loro modo di esprimersi. Devo dire che l'assistente in questione è stata bravissima in questo, è molto abile nella comunicazione, in una comunicazione semplice, e soprattutto molto intuitiva nel capire situazioni problematiche, situazioni di non facile comprensione,
attenzione da parte di alunni che insomma trovano difficoltà poi nelle lingue. Per quanto mi riguarda, ecco, vorrei dire una cosa molto importante. Mi fermo un attimo su questo argomento perché noi sappiamo quanto sia importante coinvolgere alunni che sono anche meno abili. Ci sono ragazzi BES nelle nostre classi, ragazzi con DSA, ragazzi con bisogni proprio specifici, quindi è importantissimo il coinvolgimento di tutti, e per fare questo la comunicazione orale, diciamo, è la più importante, la più diretta. Noi lo vediamo in classe come insegnanti, che arrivare con l'aspetto orale è più semplice ed è più diretto. Per questo l'assistente di lingue ha un ruolo importantissimo. Riteniamo che è un valore aggiunto enorme al nostro insegnamento. Le metodologie che noi abbiamo usato, ovviamente, è la metodologia CLIL. È già di per sé l'assistente un trasmettitore autentico, e abbiamo utilizzato appunto attività concrete con compiti di realtà, lavori di gruppo soprattutto, listening e reading. Ovviamente ad ognuna di queste attività poi ne sono state integrate con altre, e ovviamente l'uso di tecnologie multimediali, video in maniera particolare, video che sono stati utilizzati nel warm up ma anche durante lo svolgimento delle unità stessa. La stagista e l'assistente diciamo ha utilizzato dei topics che erano inerenti al suo paese di provenienza, quindi lei ha portato nella nostra scuola tutto quello che era il suo vissuto inglese, diciamo, all'interno delle nostre classi, e i bambini quindi hanno potuto usufruire di messaggi culturali, di tradizioni, di usanze di un paese a loro sconosciuto. Ecco, lei è stata proprio un vero e proprio trasmettitore di cultura. Io direi che il valore dell'assistente di lingue è dato appunto, cioè segue due canali. Uno è quello prettamente della lingua. Perché? Perché con la comunicazione prettamente orale si riesce ad arrivare meglio appunto ai ragazzi, sia come trasmettitore di cultura, ecco, di cultura e soprattutto in lingua inglese. Ecco, noi abbiamo lavorato molto su due livelli, usando ovviamente anche la lingua italiana perché i ragazzi sono piccoli, però l'approccio è stato in lingua inglese. Quindi questi sono appunto i due canali e i due grandi valori che appunto apporta un assistente di lingua straniera. Grazie per questo intervento. Magari la faccio intervenire nuovamente. Vorrei lasciare un attimo, alla fine faremo un altro giro, quindi preparatevi un minuto per uno. Lo dico anche alla collega che ho interrotto prima, e mi scuso di nuovo, ma vogliamo far parlare tutte le persone, i nostri relatori, e poi se ci sono domande poter rispondere e dare un'ultima battuta finale. Grazie per il suo intervento. Passo la parola a un assistente di lingua spagnola, che è un assistente per noi un veterano, è un assistente che è stato assistente nell'anno scolastico 2021-22. Lo abbiamo invitato perché è un esempio di un assistente molto in gamba, molto bravo, come anche l'assistente di lingua tedesca che ha parlato poco fa, che ha dimostrato di essere molto in gamba e fare attività molto interessanti. Non sempre gli assistenti sono così bravi, quindi noi adesso vi stiamo presentando il meglio che c'è sulla nostra piazza. Guardate quello che sono capaci di fare. Sappiate che non tutti saranno bravi come loro, però diciamo, se voi li stimolate nel modo giusto, riuscirete ad avere sicuramente
un ottimo risultato. Vi presento Francisco Sierra Fernandez, che ha svolto il suo servizio come assistente di lingua spagnola al liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Prego. Buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Mi vedete bene? Non ti vediamo, io non ti vedo. Ecco, ti vedo, sì, perfetto. Adesso sì. E metti la presentazione, condividi sì, la certo. presentazione. Schermo. Allora, la vedete tutti? Sì? Ok. Allora, inizio, buon pomeriggio a tutti e a tutto per la presentazione. Io sono Francisco, sono nato nel nord della Spagna, dove adesso insegno liceo, al liceo alle superiori, qua a Oviedo, al mio paese. Latino e greco, quindi magari non lo so, la situazione è cambiata un po' troppo da quell'anno ormai, 2021-2022, e spero più o meno di adattarmi alla situazione e più o meno raccontarvi l'esperienza siccom'era, come io l'avevo vissuta, e vediamo, io ho svolto questo incarico al liceo Vittoria Colonna di Arezzo per quell'anno e più o meno vi racconto quello che ho vissuto io. Innanzitutto i gruppi di lingua spagnola della scuola erano molto numerosi, perché è anche il numero di docenti del Dipartimento di Lingua Spagnola, perché presentava fino a 6 insegnanti più un lettore, e quindi ci fa intuire un po' che la lingua spagnola è molto richiesta nella scuola. Nel mio caso ho potuto incontrare, eseguire le lezioni con tutti i 27 gruppi di spagnolo, dalle prime alle quinte superiori, a cui è stata insegnata la lingua spagnola in due indirizzi, che erano linguistico ed economico-sociale, con un'età compresa tra i 14 e i 19 anni. Per svolgere le attività ho sempre cercato di adattarmi a questa disparità di livelli, cercando di raggiungere sempre un accordo con ogni insegnante in relazione al suo programma, alle preoccupazioni, al livello di padronanza linguistica della classe. Sebbene le prime sessioni sono state piuttosto faticose, potrei dire, man mano che conoscevo gli studenti e i miei colleghi, il compito è diventato divertente e molto motivante, per non parlare del meraviglioso rapporto che ho instaurato con altri insegnanti di diversi dipartimenti e con il preside stesso. E fin dall'inizio del mio soggiorno ad Arezzo, sia il mio tutor che l'intero gruppo di insegnanti, in realtà, mi hanno fatto sentire molto a mio agio, per così dire, sono stati molto disponibili, ho anche avuto diversi incontri online con tutti quelli che ho citato prima, attraverso i quali ho ricevuto molti consigli per iniziare la mia attività, ho trovato l'aiuto anche per sistemarmi ad Arezzo, per l'alloggio, le spiegazioni sul funzionamento della scuola. Una volta iniziato a lavorare, ho avuto alcune sessioni di primo contatto con le classi, ho ricevuto diversi suggerimenti, documentazione da presentare, sia a scuola che al comune, descrizione anagrafica, tutto questo. Persino l'assistenza in quegli anni per il vaccino del Covid-19. Tuttavia, devo dire alcune difficoltà e domande che ho avuto. Forse un'enorme difficoltà che mi ha sempre, direi, se posso dire, attanagliato, è stata quella di dover insegnare fin da lì, dal primo momento, moltissimi gruppi di spagnolo. Quindi tutti con livelli di programmazione relativamente diversi fra di loro. Questa situazione è stata aggravata dal semplice fatto che un assistente non deve avere necessariamente una programmazione didattica ben precisa fin dall'inizio, come potrebbe avere un insegnante di dipartimento di una scuola qualunque, per esempio. Il che ha significato che ho dovuto lavorare molte ore in più per stare al passo con gli studenti e con ogni docente. A tutto ciò si aggiungono i cambiamenti settimanali di orario, che sono stati molto frequenti in realtà, e i progressi didattici di ogni classe, che cambiava a loro volta da una classe all'altra, che non sempre mi hanno permesso di organizzarmi al meglio da una classe all'altra, come ho detto. Soprattutto all'inizio ero anche tormentato da dubbi e domande comuni su come svolgere il mio lavoro, se lo sto facendo bene, nel modo giusto, il mio modo di parlare è appropriato per una classe, devo essere più serio, forse più rilassato, è meglio che lo studente mi veda come un insegnante più come un collega. Nonostante tutto questo, devo confessare che l'esperienza e la collaborazione con ogni insegnante è stata davvero bella e arricchente, che ho sempre ricevuto assistenza e feedback dagli studenti e dai miei colleghi, e che ho cercato di dare il meglio di me in ogni classe e in ogni attività. Non lo so, alcuni suggerimenti, a modo di consigli, che possono cercare un po' di migliorare l'esperienza di tutti, anche sia degli assistenti che degli insegnanti, dei docenti italiani,
e la vostra collaborazione con gli assistenti, credo sia sempre necessario mantenere una comunicazione regolare e fluida con il vostro nuovo collega, anche prima dall'inizio delle lezioni, cercando sempre di approfondire sulle sue paure, le sue curiosità, i suoi interessi e facendo valutazioni sul suo lavoro periodicamente, direi. L'assistente deve anche preoccuparsi degli studenti che incontrerà durante la permanenza a scuola, chiedendo informazioni su di loro agli insegnanti del dipartimento, osservando il livello generale della classe e naturalmente chiedendo dettagli che possono essere importanti per ogni studente, come ad esempio cosa accadrebbe nel caso in cui una classe abbia alcuni studenti con bisogni educativi speciali o difficoltà dell'apprendimento. Allo stesso tempo penso sia sempre meglio iniziare con pochi gruppi insegnanti e con attività che servono a rompere il ghiaccio, come le presentazioni, da dove viene, cosa gli piace, il game, in modo che gli studenti possano conoscerlo meglio e l'assistente possa dare sfogo anche alla propria fantasia e in ogni attività, parlando dei propri interessi e mettendo in pratica le proprie iniziative. Alcuni dei migliori progetti che ho potuto sperimentare in una classe sono nati dalla collaborazione con uno o con più insegnanti. Quindi è chiaro che stringere rapporti collaborativi tra il docente e l'assistente migliora sempre l'esperienza didattica e che dal contatto con ogni insegnante del dipartimento possono nascere attività meravigliose. Per concludere questa presentazione, credo che l'assistente dovrebbe basarsi maggiormente sulla creazione di un dialogo con ogni studente, in cui la lingua viene usata in modo non programmato e spontaneo, lasciando la correzione grammaticale e lessicale per i momenti in cui è strettamente necessaria. L'allievo deve tentare di eliminare le sue incertezze quando parla una lingua straniera, perché solo in questo modo, e non tanto sulla base della correzione grammaticale e linguistica, l'allievo sentirà di imparare sempre di più in ogni sessione con l'assistente. È questa caratteristica, più di ogni altra, che rende il lavoro dell'assistente uno strumento prezioso per facilitare la comunicazione in una lingua straniera e per migliorare tutte le lezioni degli altri insegnanti del dipartimento. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e la pazienza soprattutto, perché datemi venia per l'italiano, più che altro, e sperando di essere riuscito a dirvi qualcosa di utile per il futuro anno accademico e che è già cominciato. Grazie mille. Grazie mille. Grazie Francesco. E direi a tutti i relatori di questa parte di accendere la telecamera che via via vi facciamo dare l'ultima un'altra battuta. C'è una domanda, ho visto, sul discorso della programmazione, allora, e delle ore. Le ore dell'assistente di lingua sono 12. La programmazione non è inclusa in queste 12 ore. Quindi l'assistente sa già che dovrà fare qualche ora in più sulla programmazione, ma questo poi va a beneficiare lo svolgimento delle lezioni. Al momento il programma prevede soltanto le ore di lezione diretta. E darei un attimo la parola alla professoressa Stefania Modesti, che voleva presentare e mostrare gli ultimi due progetti che ha fatto con l'assistente. Comunque io veramente vi ringrazio tantissimo per quello che avete detto fino adesso, a tutti i relatori, perché avete cercato di riassumere, essere molto coincisi su quello che è stata la vostra esperienza. E Stefania Modesti, prego. Grazie, sì, vorrei semplicemente concludere mostrando l'ultimo progetto che a mio avviso è stato forse quello più significativo, che ha riassunto anche al meglio il contributo di Sofia all'intero gruppo, ai ragazzi ma anche a me, se mi posso permettere. Dunque, da anni la nostra scuola lavora anche con questa metodologia EAS, che i colleghi conosceranno, episodi di apprendimento situato, messa a punto dal professor Rivolperla dell'Università Cattolica di Milano. Io personalmente ho sempre creduto in questo metodo e lo applico ormai da 8 anni. È un metodo nel quale i ragazzi diventano appunto, sono protagonisti, attori dell'apprendimento, e noi siamo semplicemente registi e ci mettiamo dietro e osserviamo e programmiamo.
e ogni anno però cerchiamo di variare l'apprendimento, il contesto d'apprendimento. Quest'anno questo progetto e anche l'anno scorso si è svolto a bordo di una nave della flotta MSC e praticamente con l'aiuto di Sofia, che ha fatto costruire ragazzi dei dialoghi, abbiamo costruito delle situazioni reali che possono accadere nel mondo lavorativo, essendo noi un istituto tecnico turistico, situazioni che andassero quindi ad incentivare l'apprendimento della microlingua tecnico-turistica, e abbiamo svolto al lato pratico, in una giornata di formazione a Genova, a bordo appunto di una di queste navi, una giornata di apprendimento in lingua tedesca, in cui i ragazzi si sono alternati in quei ruoli che possono essere fondamentali all'interno di una nave. Se Sofia vuole far vedere velocemente l'ultima slide della presentazione, magari ci dà anche il suo punto di vista, e anche questo è stato svolto interamente in lingua, e Sofia in questo ci ha coadiuvato sia nella stesura dei dialoghi che nella parte proprio di preparazione legata alla comunicazione. Queste sono le tre fasi che stanno alla base della metodologia EAS, della didattica, una didattica laboratoriale come quella e-twinning, e se vuoi andare avanti mostriamo le foto che hanno caratterizzato questa bella esperienza. Ci sono anche dei video realizzati in lingua, sono precedenti, ecco, appunto abbiamo passato questa giornata a bordo di una nave della flotta, della Seaside, e appunto coadiuvati da una formatrice MSC, non solo abbiamo svolto dei dialoghi incentrati sulle funzioni comunicative specifiche, abbiamo fatto di più. La formatrice, che conosce molto bene il tedesco, ha poi creato delle situazioni improvvisate in cui i ragazzi dovevano risolvere situazioni proprio di lamentela dei clienti, e i ragazzi, nonostante avessero avuto anche delle difficoltà, hanno cercato di risolvere questi problemi utilizzando solo la lingua tedesca. Comunque, per la preparazione a questo progetto, il rapporto con Sofia è stato fondamentale, che appunto sottolineo è stato un rapporto importante, professionale, che ha migliorato l'aspetto comunicativo dei ragazzi, perché comunque, ripeto, l'unica lingua di veicolazione è stata il tedesco, e poi è stato anche importante dal punto di vista emotivo, perché comunque avere in classe una persona giovane che loro sentono amica, se vogliamo, amica ma autorevole, non confondiamo le due cose, e come ha detto anche la collega Giurlani precedentemente, ha rappresentato sicuramente una ventata d'aria fredda, di freschezza. E quest'anno mi chiedono: ma Sofia dov'è? Torna da noi, Sofia. E purtroppo non è sempre possibile. E Sofia mancherà a tutti noi. E concluderei, poi lascio la parola a lei su questa esperienza, solo con l'ultima slide alla quale noi teniamo molto. Sofia, se la puoi mostrare. Sì. Che l'educazione dovrebbe inculcare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione. Grazie a tutti per l'ascolto. Sofia, vuoi tu? Sì, allora io direi che la cosa più importante per me era soprattutto la collaborazione insieme. Non è che ognuno fa il suo lavoro, sennò che si lavora insieme, perché per tanti assistenti di lingue, perché sono giovani, perché non hanno mai lavorato o insegnato, è importante avere qualcuno con cui, non so, che gli dà un po' la direzione, cosa deve fare, perché secondo me se sei in classe e poi fai per esempio un tema proprio diverso di quello che si sta facendo in classe, è quasi meglio parlare con la professoressa, col professore, qual è il tema, cos'è che posso fare, di chiedere un po' l'aiuto, e gli insegnanti che gli danno un po' la direzione cosa fare, sì che ognuno poi può fare, ha le sue idee, ha i progetti, quelli che vuole fare, però secondo me per gli assistenti è molto importante avere qualcuno con cui si trova bene e che gli aiuta nella preparazione, non proprio nella preparazione, però nel tema, cosa può fare, non che deve inventarsi lei qualcosa, perché deve aver che fare qualcosa con le lezioni che stanno facendo. Sì, perché Sofia non aveva mai del suo materiale, ma era voluta questa scelta, non perché lei non avesse capacità ideativa. Diciamo che lei cercava, in questa estate preziosa e fondamentale, di venire incontro alle esigenze mie della classe, e quindi in questo caso è stata un valore aggiunto.
Grazie Stefania, grazie Sofia, grazie per l'utilissimo intervento, è stato molto molto bello ed interessante, E anche vi perché chiediamo di sono togliere l'audio se non parlate perché c'è un po' di disturbo. sì, direi di fare le ultime domande ai relatori, non ci sono altre domande dalla chat. Da parte dei partecipanti, però ci potete scrivere, abbiamo lasciato più volte il nostro indirizzo email e lo trovate anche alla fine della nostra presentazione e ve lo invieremo più volte anche via email, quindi non vi preoccupate, potete contattarci per altre domande. Chiedo, sì, un'ultima battuta, un solo consiglio, cerchiamo di essere brevi perché non ce la facciamo, se no. Quindi, partendo da Francisco, un consiglio al docente tutto impreparato, no? Partiamo da Emma Giurlani, che sicuramente ha qualcosa da dire, e poi passa la parola a Rita e poi Francisco per le conclusioni, va bene? E poi di nuovo parliamo Allora, io concludo con una frase che amo tantissimo e che ha guidato proprio tutta quella che è stata la mia esperienza scolastica di tutti questi anni. E cioè una frase di Vygotsky, non è mia, che dice: noi diventiamo quello che siamo attraverso gli altri. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che solo se ci apriamo, se ci rilassiamo e ci mettiamo in atteggiamento di accoglienza, di ascolto, quando parlavo di pensiero empatico. Questo ci facilita in tutto quello che dobbiamo affrontare. Noi lo sappiamo che il nostro viaggio, di docenti è un viaggio a volte molto faticoso e quindi mettersi proprio in quest'ottica di accoglienza, di ascolto e di ricevere tutto quello che gli altri ci possono dare, e in questo includo ovviamente prima di tutto i nostri ragazzi, e valorizzare proprio le competenze che ognuno di questi assistenti porta in classe, ognuno a modo suo, senza il bisogno di andare a sondare quanto siano preparati per fare i docenti. Non è questa la cosa fondamentale, ok? Io vi auguro davvero un bellissimo anno e di, come dice la mia preside, un anno sfidante, ma è molto bello. Grazie. Rita? Sì, io volevo concludere semplicemente dicendo che l'assistente ha un valore enorme all'interno delle scuole e tra i nostri ragazzi. Guardiamolo con gli occhi dei ragazzi e potremo scoprire che il ragazzo davanti all'assistente di lingue non si sente giudicato, non si sente valutato, si sente libero finalmente. E io posso portare l'esperienza della mia scuola, una scuola media. I ragazzi a quest'età si sentono inibiti, si vergognano di parlare davanti agli altri. La comunicazione orale proposta da un insegnante di lingua, ma non solo tra i banchi di scuola, anche sui corridoi, perché i ragazzi entrano in confidenza, parlano, li cercano perché sono giovani. E quindi, ragazzi, io consiglio agli assistenti di lingua che sono qua presenti di intensificare le vostre attività in questo senso, perché il vostro lavoro è preziosissimo. Ecco, mi sento di dire soltanto questo e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille. E Francisco? E poi chiudiamo perché stanno tutti chiedendo la stessa cosa, ovvero lo dico io subito, ci sarà la registrazione, sarà pubblicata nelle prossime settimane, come nelle prossime settimane verrà mandato anche l'attestato. Vai Francisco. Sì, certo, io soltanto direi, soprattutto adesso che è da poco che è scomparso Nuccio Ordine, che tra l'altro ha vinto anche la ricompensa questa del premio Princesa d'Asturias, da dove io vengo. Lui diceva questo, che il professore, la persona, diciamo, lo studente più bravo è quello più accannito con lo studio che possa esistere. Quindi sinceramente credo che quando un assistente arriva nelle nostre classi, oppure a lezione, anche noi professori, adesso pure che sono diventato professore anche in Spagna, diventiamo diciamo insegnanti, professori, discepoli, anche diciamo alunni,
per quella lezione, per quel momento. Non possiamo mai smettere di imparare da tutte le persone che ci circondano, dai nostri studenti e dagli assistenti, che tra l'altro sono degli studenti pure come noi, come tutti noi insegnanti. Quindi niente, grazie mille e buon anno scolastico a tutti in Italia. Grazie, grazie Francisco. Grazie Francisco, e ringrazio a nome mio e di Davide naturalmente tutti i relatori che hanno partecipato e che hanno arricchito questo webinar, Emma Giurlani, Stefania Modesti, Rita Tufoni, Sofia, non so, scusate la defiance, la dice Davide questa, e Francisco Sierra. E, grazie per la vostra partecipazione, per il vostro entusiasmo, e grazie ai partecipanti. Voglio ringraziare anche l'ufficio eventi, Giuseppe e Maria, che sono stati in regia e ci hanno aiutato a tenere su questo evento e a realizzarlo. Nelle prossime settimane, ripeto, vi arriveranno gli attestati, e anche la registrazione sarà pubblicata e ve la manderemo via mail. Grazie anche ai colleghi degli uffici scolastici regionali che ci stanno seguendo, e buon anno a tutti, buon inizio anno. Buon inizio d'anno.